La Renault Grand Scenic impara la lezione e da monovolume si converte allo stile crossover. Altezza ridotta, spazio libero da terra aumentato e cerchi da 20 pollici. Il tutto ci ricorda la Renault Espace, già testata sul nostro canale. Anche il moderno abitacolo ha la stessa ispirazione, con una grande console centrale in stile tablet. Il touchscreen offre una molteplicità di funzioni e i tasti diretti agevolano la navigazione all'interno di questa sovrabbondanza di menu. La Scenic è piena di ingegnose caratteristiche pratiche, come il bracciolo centrale scorrevole, il cassetto portaoggetti e, dietro, i solidi tavolini stile aereo. Lo spazio di movimento per le gambe è tuttavia mediocre e i sedili posteriori sono stati sostituiti da un sedile unico scorrevole. I sedili scomparsa nel bagagliaio, dal canto loro, sono adatti più ai bambini che agli adulti. Il bagagliaio, un po' meno spazioso del modello precedente, presenta un fondo più alto, ma rimane comunque facilmente accessibile. I sedili posteriori si ribaltano premendo semplicemente un pulsante. Su strada la visibilità posteriore è mediocre, mentre quella anteriore è eccellente. Il comfort di viaggio è buono e sicuro, anche se si sentono molti rumori causati dal vento. Il rollio è praticamente inesistente, ma alla Scenic manca grinta e l'agilità è molto relativa. Alimentato da due turbo, il discreto motore diesel sottodimensionato da 160 cavalli garantisce notevoli accelerazioni, nonostante il peso elevato di 1795 kg del veicolo a vuoto. Il motore è associato ad un cambio a doppia frizione reattivo. Il consumo medio è superiore ai dati di fabbrica, rimanendo pur tuttavia nella norma con 6,6 litri per 100 km. La versione Zen della Scenic vanta già un'ottima dotazione, con climatizzazione bizona, accesso keyless e cerchi in lega. La versione Bose, qui testata, vanta anche uno schermo da 8,7 pollici, navigatore e sedili con funzione massaggio. Il pacchetto di assistenza alla guida con head-up display, regolatore di velocità e sensori di retromarcia è realmente utile ed è offerto al modico prezzo di 1200 franchi. Lo spazio di frenata è buono, con 36,2 metri da 100 a 0 km orari. Conclusioni. La Renault Grand Scenic è più che mai al passo con i tempi e propone un abitacolo modulabile arricchito da pratici dettagli. Il motore diesel è perfettamente in linea con il cambio a doppia frizione. Tuttavia, criticabili sono l'alto peso a vuoto, una visibilità posteriore quasi nulla, nonché il diametro di sterzata elevato.